Emily! Allora, questo lo dovrei avere domani mattina o domani sera che è il suo compleanno. L'ho visto. Però esatto che domani ho io la macchina che devo andare a fare un po' di commissioni. Potete, vabbè, ce l'ho tu adesso. E quello che vi posso dire è che è rimasto senza parole. La busta che avete visto, questa è vecchia e stravecchia, questa busta, e la sto utilizzando per vari regali che ci faccio. Utilizziamo sempre la stessa busta affinché non si rovina. Cosa ci vuol dire la family? Bello, della bread kit, cioè tutto l'essenziale che serve. Non se l'aspettava, ragazzi. No, non me l'aspettavo, sono rimasto... Infatti lui ha detto, ma tu l'hai preso? No, quando ho visto... Ha detto, sei subito. Quando mi ha chiamato, ha detto, amore, io ho visto la busta. Poi ho visto kit barba, ho detto, ma l'hai nascosto kit barba. Questo qua non ve l'ho fatto neanche vedere a voi, perché lui si va a guardare video. Ma questo sa a casa mia da fine maggio. Mamma mia. Per cui ragazzi, non sapete che fatica che ho fatto per tenerlo nascosto fino a oggi. Ma sta qui da fine maggio. Ce lo voleva vedere? Un po', prima mi ha preso un po' il video quando ho fatto. Sì, ma stava la televisione accesa, per cui se ci vuoi dire qualcosa che ci sta dentro, che qua sa tutto. Sì, però se la family riesce, credo che sia francese. Sì. È francese, quindi sì, ma dillo tu, se voi, e ci vedete quello che sa dentro. Se voi capite il francese, io vi giro, vi faccio. Ma sa pure in italiano. Sì, c'è in italiano. Comunque ve lo dico io a voce. Allora, c'è la spazzolina. Lo faccio per voi, femmini, lo tolgo di nuovo da dentro. Ma questo secondo me è per chi ha la barba un pochino più lunga. Pure per me pure, vedi come si. Vedi? Aspetta la barba. Così. Questo è per pettinare la barba dopo che abbiamo messo l'olio, cioè la spazzolina per pettinare la barba, l'olio per ammorbidire la barba, il balsamo, il pettinino per pettinarcelo, cioè sia per chi ce l'ha fine come me, e pure per chi ce l'ha corta. Il balsamo profuma d'arancia. Il balsamo sì. Il balsamo è tipo per fare la moda, tipo gel, ma quando si mette il gel nei capelli è così pure se. E questa è la squadretta per le linee. Questo è per il tondo e questa qua serve per qua. Questa qua così. Comunque questo è qua. O qua, così. Comunque questo è per la basetta. E quella rotonda è per la linea. Uno serve la basetta e un po' la linea. Questa qua non serve. Questo. Devo vedere. Vado a imparare, bene. Questo qua penso che prendere qua, così. Questo così qua. E questo qua. Sarà la condizione di sotto, così per sotto. Lo devo imparare. Siamo femmini, lo voglio prendere una forbicina, i pelini nel naso, spostiamo la barbina e c'è anche la mantella, non la figa, si capisce, la mantella che si mette sotto, e c'è il porta. La borsettina
di, vabbè, tutti gli accessori dentro, di lino. E ci sono le istruzioni anche in italiano. E nella mantella... La marca della Bread Kit. E nella mantella ci sono anche le ventose. Sono tutti prodotti naturali, sì, per mettere... Che possono essere attaccati vicino allo specchio. Esatto, la mantella va attaccata così, quella di sotto, vicino allo specchio, in modo che non va tutto... si capite? Vanno qua. Aspetta. Ecco, vedi? Ci sono uno, i suoi concetti che si qua dentro e fanno lo specchio. La mantella fa così. E io mangio. Attaccata allo specchio. Con le due ventose. In modo che i peli cadono qui dentro. Una volta che ha finito, la prendi, delicatamente la prendi, si toglie dallo specchio, se la scancia. E va tutto a te. Come sempre. E la può, diciamo, fuori a paccone, scutuliare, come diciamo noi. E andiamo a svuotare. E tiene la penuria, l'attacco a strappo. Non se l'aspettava. No, sono ancora scosso. E questo mi ha scosso di più perché no, è una cosa proprio... La mia fortuna è che quando siamo andati a fare la spesa di Titesio d'acqua e sapone, l'olio per la pappa costava un botto e non se l'ha preso. Costava troppo. E ho detto, lasciamo stare. Poi avevo sempre il pensiero di fare quello che ha fatto mia moglie. Però, dico, vabbè, mo lo prendo. Mo cioè, lo prendo. Ti copiate il kit, sì, mo lo prendo, mo lo prendo, mo lo prendo. Però poi alla fine passava sempre il genio. Non mi sono mai... È così. Il mio primo kit a barba. Vediamo un po' che ne esce. Mi trovo bene di sicuro perché posso anche fare linee belle perfette, sistemate. Comunque ci voleva, perché chi ha la barba ci vuole. Ora vi salutiamo. Un bacione a tutti. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione e ci vediamo domani. Fermi io, mi stai un attimo qua. Ma me lo devo corteggiare. Buongiorno family, oggi e giorno dopo e vi faccio vedere la spesa. Scusatemi, ma un pochino di affanno perché ora sono salita sopra con le tue buste e la conversione d'acqua e ho leggermente un pochino di affanno, per cui scusatemi. Allora, ho preso due conversioni di latte, questo qua parzialmente scremato, ne ho prese due conversioni di uova, queste qua da 10, allevate a terra. Ho preso un pacco di fusilli, un pacco di zucchero e un pacco di farina Caputo 00. Ho preso due... Oddio, mi sono un po' rovinate. Due conversioni di prosciutto cotto e l'Emmental. Sì, Emmental. Questo qua. Pomodori per fare l'insalata. E poi ho visto che ci stava la tisana, questa qua dell'Angelica, in questa confezione come la Coca-Cola, però questa volta ho preso
mente piatto, pesca pinocchio e menta, latte a volte apeteo scompiante e digestiva, se non mi spaccherai limone, sensero e fragola. Stavolta voglio provare questa, infatti ora la vado a mettere anche un po' in congelatore, la vado a mettere e via. E una è fatta, passiamo alla seconda frusta. Allora, ho preso della Clenty questo panno in microfibra per parimenti, semplicissimo raga. Una passata di pomodoro, vi faccio la pasta stasera alle 21, perché mo a pranzo si sa portare i panini, ma la sera ci devo fare la pasta, per cui a volte non lo so neanche io come ce la devo fare. Tonno, 2 di panna, questa qua da montare, infatti dopo la vado a mettere in freezer il tempo che faccio qualcosa, che io ordino un pochino a casa, così posso fare il dolce. Crocchette per le mie figlie pelose, e sento che c'è Stella, la Rocco Chai, che non si rimangia più le crocchette assolute, non le vuole più. Ci ho preso una scatoletta con vitello e verdure, che ci vado a mettere un pochino insieme ai croccantini e se li mangia. Ho preso i biscotti, i casa Ecci, con il succo di canna. Poi ho preso le gocce di cioccolato bianco, perché se ci riesco sopra a dolce ci vuole scrivere auguri. Se ci esco con le gocce di cioccolato, mo vediamo. E poi salvi un'offerta e l'ho voluto prendere per assaggiarli i pavesini con sotto il coperto di cioccolata. Non l'avevamo mai assaggiati, perché li trovavo sempre a 2,50 euro, 2,60 euro. Ora li ho trovati a 1,89 euro e ho detto vabbè, li prendo così li assaggiamo. E questa è tutta la spesuccia. Ora sistemo tutto e inizio a andare a pulire. Però prima di tutto accetto la mia Froc e mi faccio un bel caffè. Noi ci vediamo dopo con la fantastica ricetta. Un bacione e ci vediamo dopo. Questo video lo chiudo, lo unisco all'apertura del regalo e ve lo metto insieme, e poi un altro video, solo video ricetta. Ciao ciao bambini.